Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Ci occupiamo dell'emergenza coronavirus. Con il costante calo dei contagi e dei ricoveri si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel nella nostra regione. L'infettivologo Giustino Parruti, che dirige l'ospedale Covid di Pescara, considera non rischioso spostare il coprifuoco a mezzanotte. Nel frattempo, alle ore 15, dunque fra poco, ci sarà la riunione della unità di crisi regionale proprio per analizzare la situazione. Vediamo intanto il servizio con l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Dottor Parruti, si avvicina l'estate, i contagi sono in calo, i ricoveri sono in calo, si inizia finalmente a vedere la luce, come anche lei aveva detto qualche settimana fa ai nostri microfoni. Sì, ringraziando Dio stiamo marciando molto bene. L'ospedale Covid l'abbiamo potuto riorganizzare in tre grosse aree, oltre alla rianimazione Covid che rimane sempre super attiva purtroppo. Abbiamo la subintensiva perfettamente organizzata e due aree di degenza ordinaria che sembrano essere sufficienti. Quindi ci muoviamo anche da un punto di vista organizzativo verso una situazione veramente molto gestibile. Quello che io credo è che dobbiamo dare il tempo a questi 20-30 giorni che ci separano da una copertura vaccinale molto più consistente di giocarci la nostra prudenza in tutto il suo essere, in tutta la sua pienezza. Non dobbiamo perdere assolutamente l'orientamento, non dobbiamo perdere la prudenza che ci ha connotato fino adesso, in modo tale che la ripresa di libertà possa non implicare questi processi che lei ha descritto bene, cioè questo costante calo. Tenete presente che se noi arriviamo al mese di agosto con un Abruzzo senza casi, diventiamo un'attrattiva turistica di primo ordine, quindi dobbiamo assolutamente tenere caro questa cosa. Questione coprifuoco, qual è il suo pensiero? Spostarlo in avanti di uno o due ore cambierebbe qualcosa oppure si potrebbe iniziare a pensare a qualcosa del genere? No, ma io l'ho detto più di una volta anche in linea con tantissimi altri colleghi, io credo che in questo momento, visto che abbiamo avuto tutti i numeri per riautorizzare l'apertura della gestione delle ore serali anche per la ristorazione, spostare il coprifuoco a mezzanotte non è un problema, assolutamente, sarebbe una situazione assolutamente controllata, graduata nella sua progressione e senza grossi rischi. Da mezzanotte alle 5 invece io sono fortemente dell'idea che il coprifuoco venga a lungo mantenuto, perché quello è un momento della giornata in cui non ci sono attività produttive, è molto facile che ci possano essere comportamenti inadempienti ed è assolutamente un rischio inutile per la nostra cittadinanza. E adesso la pagina sindacale, partiamo dal Teramano, attivare una sinergia politico-istituzionale che oltre a lavorare per salvare la TR consenta di parlare realmente di progettazione politica industriale, quanto chiedono a gran voce FIOM CGL, FIM CISL e WILM WIL. Al momento non ci sono offerte di acquisto per la ATR che rischia così di essere smembrata con vendite separate. I sindacati chiedono la riattivazione immediata del tavolo sulle relazioni industriali della provincia di Teramo ed anche il rilancio dell'area di crisi complessa. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Marco Boccanera, quali novità dal tavolo regionale sull'ATR? L'unica novità che è emersa questa volta è che sono presentati i curatori e i curatori sono disponibili ad aprire la procedura di cassa integrazione per cessazione, quindi vorrà dire che si attiverà questa procedura dopo giugno, perché a giugno finiranno gli ammortizzatori sociali della cassa Covid e per un anno i lavoratori dell'ATR rimarranno ancorati all'ATR stessa. Questo è molto importante perché la dispersione del know-how non ci sarà, sono circa 80 i lavoratori interessati. C'è anche un'altra vicenda, un'altra vertenza, quella della Veco, che si sta sviluppando in maniera non troppo positiva. Sì, purtroppo la vicenda della Veco, abbiamo appreso dal curatore che c'è stata l'asta l'altro ieri, non c'è stata nessuna manifestazione di interesse, quindi molto probabilmente l'ATR da adesso, la Veco scusate, verrà smembrata perché verrà venduta pezzo pezzo e questo sarà la fine proprio della Veco di Martinsicuro. Purtroppo è finita in questo modo e
Ecco, appunto, dicevo, dopo un anno di cassa integrazione per cessazione anche per l'Aveco, non vogliamo che la TR si faccia la stessa fine, quindi vuol dire che in questo anno bisogna fare meno chiacchiere e muoversi di più in sinergia. Siamo in prossimità dello sblocco dei licenziamenti, un fattore che sicuramente ci pone un po' di tensione e preoccupazione, in quanto delle politiche attive di fatto già pronte e immediate non le abbiamo. Ciò che manca è un tavolo che possa essere di supporto a tutte le vertenze del nostro territorio, motivo per cui oggi noi siamo in provincia a richiedere l'impegno anche del presidente di Bonaventura affinché appunto si faccia da portavoce agli uffici regionali per ripristinare questo tavolo, un tavolo che ci consentirebbe non solo di gestire le vertenze, ma anche e soprattutto di poter dare sostegno alle imprese che magari non hanno delle strutture interne per poter, come dire, programmare, attingere quei fondi europei, non solo della programmazione 21-27, ma anche per quanto riguarda il Next Generation EU. Quindi abbiamo bisogno di sinergie comuni, bisogna remare tutti dalla stessa parte e la politica si deve fare parte attiva, non solo attraverso, come dire, la convocazione di tavoli, ma attraverso politiche industriali che possano risollevare il nostro territorio. E torna al centro del dibattito politico regionale la vicenda del centro di formazione Ciapi. 9 dipendenti infatti attendono ancora di essere riassorbiti dopo la messa in liquidazione. Secondo i consiglieri del Partito Democratico Paolucci e Blasioli, serve presto una discussione in consiglio su una legge ad hoc per salvaguardare i lavoratori e in ballo c'è anche un debito da oltre 10 milioni di euro. Ascoltiamo l'intervista proprio ad Antonio Blasioli, che è consigliere regionale del Partito Democratico. Abbiamo voluto riaccendere un faro di attenzione perché a distanza di 2 anni purtroppo non c'è ancora nessuna proposta di riassorbimento dei 9 dipendenti che ancora aspettano di trovare una soluzione. Nonostante tanti avvisi, ad oggi nulla è stato fatto. Poi c'è stato proprio l'aspetto che, meno politico ma più di vigilanza, ha riguardato la vicenda del commissario liquidatore che ha nominato 2 incarichi, pur prevedendo la delibera della sua nomina di commissario liquidatore del 2020 del Ciapi, la necessaria autorizzazione della giunta regionale, che a oggi è stato chiarito, non c'è assolutamente. Assieme a questo non c'è alcun atto né giudiziale né stragiudiziale che è stato messo in campo dal commissario liquidatore nei confronti della Regione Abruzzo rispetto a una delibera di ricognizione del debito tra Regione e Ciapi di circa 10 milioni di euro. È una vicenda complessa quella del Ciapi, sono circa 10 milioni di euro di debiti di questa associazione, ma si continua ad opporre le giuste richieste di pagamento degli stipendi, richieste giudiziali a questo punto di stipendi e TFR dei dipendenti, aggravando ulteriormente con il pagamento delle spese legali tutta la situazione debitoria del Ciapi. Chiediamo, lo ribadiamo ancora una volta, il Partito Democratico vuole essere parte e aiuto di questo tavolo, un tavolo di confronto tra dipendenti, struttura del Ciapi, compreso il commissario liquidatore, e gli assessori regionali con i capigruppo magari, per portare il prima possibile in Consiglio regionale una legge che consenta di riassorbire le 9 unità di dipendenti. Adesso le naiadi che restano chiuse con il Comune di Pescara, che dovrebbe prendere in gestione l'impianto ma non lo ha ancora fatto e dunque sollecita la Regione ad una risposta rapida per non ritardare oltre la riapertura degli impianti sportivi, come ha spiegato ai nostri microfoni il sindaco di Pescara Carlo Masci, che andiamo ad ascoltare. Sono passate diverse settimane dal Consiglio straordinario comunale di Pescara in cui si era parlato della questione Naidi. Il Comune è pronto a prendere in gestione l'impianto di Viale Riviera Nord. Sono passate alcune settimane, il Comune aspetta ancora la Regione. Sindaco, voi avete sollecitato proprio la Regione Abruzzo e quindi si aspetta la risposta, ma soprattutto la riapertura di questo impianto.
Sì, noi abbiamo sollecitato la Regione in un'ottica pienamente collaborativa, perché noi vogliamo che le Naiadi possano tornare a essere il punto di riferimento per i tanti nuotatori e per i tanti che vogliono frequentare quell'impianto stupendo. Purtroppo oggi è chiuso, ci siamo messi a disposizione della Regione dicendo che eravamo pronti a gestire questa struttura, a farci carico della gestione. Aspettiamo di definire le varie questioni con la Regione, quindi dobbiamo insistere, e il sollecito non è una reprimenda, è soltanto un richiamo a un'attenzione maggiore per un tema che deve essere definito assolutamente in tempi brevi, perché oramai le piscine stanno riaprendo e quindi è giusto che riapra anche la struttura delle Naiadi, che è una struttura fra le migliori d'Italia. Poi noi abbiamo anche fatto la proposta alla Regione di poterla gestire per almeno 2 anni, perché è necessario per avviare una programmazione seria e non improvvisata. Ci sono dei limiti legati a un percorso che la Regione sta facendo, però faremo un incontro a brevissimo proprio per trovare la soluzione che ci permetta di riaprire immediatamente le Naiadi. Noi siamo a disposizione come sempre, io ho sempre detto che mi sarei occupato di tutte le questioni che riguardavano la nostra città. Le Naiadi non sono di proprietà del Comune ma della Regione, però si trovano sul nostro territorio e quindi me ne occupo. È possibile in questo momento, Sindaco, fissare una data ipotetica per la riapertura? Non voglio fare date, perché questa data potrà uscire dall'interlocuzione con la Regione, quindi io direi una data, per me l'auspicio è di riaprire nel più breve tempo possibile. Noi avevamo un mese e mezzo fa detto che eravamo pronti per il 15 maggio, purtroppo questa data è arrivata ma no, non si è ancora definita la questione con la Regione. Adesso continuiamo con una notizia di cronaca, raffica di furti con spaccata nella notte a Pescara, 4 i colpi tra quelli messi a segno e quelli tentati. L'autore è però stato arrestato dai carabinieri e si tratta di un 21enne di Spoltore, considerato un professionista di questo tipo di effrazioni e già arrestato in altre occasioni per reati analoghi. I militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Pescara, nel corso delle prime ore della mattinata, hanno sorpreso il giovane che aveva appena danneggiato la vetrina di una pizzeria di Porta Nuova. I carabinieri hanno subito accertato che il 21enne poco prima aveva tentato altri 3 furti con modalità analoghe ai danni di altrettanti esercizi commerciali della zona, le cui vetrine risultavano in gran parte danneggiate. Ora si trova in camera di sicurezza nella caserma dei carabinieri di Pescara in attesa della direttissima. Andiamo a Francavilla, dove il Comune ha affidato la gestione del porto turistico alla Meridiana Orientale. L'inaugurazione dell'infrastruttura è prevista per i primi di giugno. Vediamo il servizio. Sarà la Meridiana Orientale a prendere la gestione del porto di Francavilla dopo la manifestazione di interesse a cui avevano risposto oltre 20 ditte. L'inaugurazione dell'infrastruttura è prevista all'inizio di giugno. Meridiana Orientale gestisce già 2 strutture nautiche, una a Marina del Sole a Chioggia in Veneto e l'altra a Rodi Garganico in Puglia. Tra tutti gli interventi che ha proposto per la gestione del porto spiccano l'installazione di un sistema radio VHF della portata di 20 miglia nautiche dalla costa e un'imbarcazione idrojet per 8 persone adatta anche al traino dei natanti in panne, oltre che al recupero degli oggetti caduti e alla pulizia dello specchio d'acqua antistante il porto. A questo si aggiungono 2 barche e un catamarano da mettere a disposizione di chi vuole avvicinarsi alla nautica, corsi di vela, navigazione subacquea con istruttori riconosciuti dalle federazioni ed eventi fieristici di carattere nazionale ed internazionale. In più è prevista l'attivazione di una coprogettazione con la partecipazione di pescatori e cittadini. Proprio la piccola pesca avrà riservati 19 approdi sui 76 disponibili. Il contratto di gestione avrà durata di 1 anno con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il Comune di Francavilla contribuirà con 150.000 euro, i quali potranno essere poi recuperati grazie agli introiti degli affitti dei posti barca che finiranno nelle casse dell'ente. A tal proposito, a breve sarà disponibile il tariffario che dovrebbe prevedere 3 fasce a seconda della grandezza dell'imbarcazione.
Legambiente e Comune di Pescara hanno presentato l'ecospiaggia Giardino Dunale e hanno anche introdotto l'indagine Beach Litter 2021. Quella della spiaggia è un'iniziativa che nasce in collaborazione con la Fater. Vediamo di più nel servizio. Nasce a Pescara la prima ecospiaggia con Giardino Dunale. Il progetto sarà realizzato con la donazione di 90.000 euro da parte di Fater S.p.A. e con il cofinanziamento dell'amministrazione comunale. L'obiettivo di progetto è quello di avviare e ottenere un processo di innovazione ai fini del miglioramento della sostenibilità ambientale, l'accessibilità e l'inclusione della spiaggia, aumentando di conseguenza la qualità del servizio offerto, tenendo sempre presente la sicurezza dei turisti e dei cittadini, compatibilmente con la legislazione e gli strumenti urbanistici vigenti. Questo progetto ha a che fare con due cose che per noi sono molto importanti, l'inclusione e il rispetto dell'ambiente. E quindi speriamo di creare luoghi, una spiaggia che sia più accogliente per le bambini e per le famiglie con bambini, ma anche per le persone diversamente abili che si potranno avvicinare alla battigia con più semplicità. Al progetto partecipa anche Legambiente Abruzzo con il progetto Beach Litter 2021 per la rimozione dei rifiuti dalle nostre spiagge. E proprio per questo motivo approfittiamo della giornata di oggi per lanciare il nostro rapporto Beach Litter per dire che c'è ancora tanto da fare. Purtroppo l'elemento plastica è l'elemento predominante, però io penso che attraverso questa ottima iniziativa lanciata dal Comune di Pescara con Fatere e con il contributo che noi daremo sull'educazione ambientale, quel tratto di spiaggia diventerà anche un presidio da questo punto di vista per migliorare l'attenzione alla tutela delle nostre spiagge. Dopo lo stop forzato dell'ottobre scorso, dovuto chiaramente alla pandemia, ripartono i treni della Transiberiana d'Italia. I convogli storici sulla ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia saranno di nuovo in viaggio a partire dal 19 di giugno con un calendario che proseguirà ogni fine settimana e per tutta l'estate. I treni della Fondazione Ferrovie dello Stato e dell'Associazione Le Rotaie saranno nuovamente attivi con una novità grazie al riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, oltre alla riserva biosfera Colle Meluccio, Monte di Mezzo, Alto Molise. La ferrovia utilizzerà un nuovo nome, la Ferrovia dei Parchi, volta a sottolineare l'elemento identificativo più importante a cavallo delle due regioni, cioè dell'Abruzzo e del Molise. Andiamo adesso allo sport, partiamo dalla Serie C. Termina oggi in maniera ufficiale la stagione del Teramo, ultimo allenamento, poi il rompete le righe per la truppa biancorossa, anche se ci sono le questioni rinnovi a tenere banco, come ad esempio quella di Tentardini, che ammette di non conoscere ancora il proprio futuro. Vediamo. Ovviamente quest'anno c'è molto più rammarico rispetto all'anno scorso, anche perché l'anno scorso sono successe un po' di vicende tra cambio di allenatore, Covid, tutto, c'è stata una combinazione di fattori, poi andare a Catanzaro. Diciamo che quest'anno era alla nostra portata sia il primo passaggio, ma comunque anche le altre partite, perché andando a vedere il calendario dei playoff, noi con quelle squadre abbiamo sempre fatto la partita, in molte occasioni abbiamo sempre fatto il risultato, quindi direi che quest'anno è molto, il rammarico è molto maggiore rispetto all'anno scorso sicuramente. Una domanda che nemmeno io posso darti una risposta, perché non lo so, non si sa assolutamente nulla. Ritengo che sia anche un po' presto, perché comunque siamo al 12 di maggio, ci sono ancora tutti i playoff in corso, abbiamo finito prestissimo, quindi penso che questo discorso si possa fare magari tra un paio di settimane, se non tre. Quindi non ti saprei rispondere a questa domanda. Non mi espongo molto, anche perché non ho neanche rassicurazioni da nessuna parte, quindi non saprei neanche rispondere, come ho detto prima. I saluti, no, i soliti saluti di fine anno con
Ovviamente uscendo alla prima dei playoff, come abbiamo detto prima, il rammarico è molto, molto forte. Il presidente ha fatto un bel discorso, comunque ha fatto un riassunto abbastanza positivo dell'annata. L'unica cosa è che anche quest'anno purtroppo ai playoff siamo usciti subito e basta. Rimane molto, c'è molto rammarico, come ho detto prima, perché quest'anno secondo me avevamo ottime possibilità di andare avanti. Purtroppo evidentemente non siamo stati all'altezza della situazione. Qualcosina sì è arrivata. L'unica cosa è che, come sapete bene, nel calcio magari ti dico una cosa e già il giorno dopo è già completamente diversa. Quindi da questo punto di vista qualche sollecitazione sicuramente c'è stata. Poi di concreto nulla, anche perché è abbastanza, come detto prima, abbastanza presto per avere qualcosa di concreto sia qui a Teramo che anche da altre parti. Quindi è un po' strana la situazione, alla fine è la vita del calciatore, che quando si ha scadenza puoi trovare squadra dopo una settimana, come puoi trovare l'ultimo giorno di mercato. E anche finché non c'è qualcosa di concreto tra le mani non sai mai se può andare in porto o meno la cosa. E adesso passiamo ai recuperi di Serie D che si sono giocati ieri. Partiamo dalla Vastese, che dopo aver raggranellato 8 punti in 4 partite perde l'occasione di fare un altro passo verso la permanenza in categoria e rimane undicesima in classifica a seguito della sconfitta interna per 1-2 contro il Castelfidardo. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Dopo la vittoria nel derby contro il Notaresco, la Vastese, che per i fatti del post-gara è stata sanzionata dalla Lega con una multa di 2.500 euro e la squalifica dell'Aragona per una giornata, ospita il Castelfidardo degli ex Mataloni, Corcione e Giampaolo, tutti in campo dal primo minuto nel 4-3-3 di Maurizio Lauro. L'Adderio conferma in toto il 4-4-2 che ha battuto il Notaresco, lasciando fuori dall'11 iniziale Martinez e Diarra, sostituiti in campo da Martiniello e Monza. Primi minuti di gara congeniali agli ospiti, che già al terzo sfiorano il vantaggio con l'ex Giampaolo, che servito in velocità prova a superare Di Rienzo con un tocco morbido, ma l'estremo aragonese si supera intercettando con la mano. La reazione vastese stenta ad arrivare e 4 minuti più tardi la pressione fidardense si concretizza al 7° sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della contesa, nel mucchio e sfortunato Altobelli, che nel tentativo di spazzare inganna il proprio portiere per l'1-0 ospite. I locali provano ad organizzare la manovra e al 19° trovano un buon calcio di punizione dal limite che Obodo di potenza spedisce di poco al lato. Crescono i locali, che hanno una grandissima occasione per pareggiare i conti al 27°. Punizione di Obodo e colpo di testa di Di Prisco, che spalle alla porta c'entra in pieno il palo. Ma nel finale di frazione è ancora il Castelfidardo ad avere le due occasioni migliori. Al 40° Mataloni in diagonale impegna Di Prisco, che para in due tempi, e 2 minuti più tardi in ripartenza il Castelfidardo con una gran conclusione di Giampaolo da fuori pareggia il computo dei pali. Nel secondo tempo corre ai ripari mister D'Adderio, che inserisce forze fresche in avvio fuori Le Noci e Monza, dentro Francese e Diarra, ma è ancora il Castelfidardo a fare la voce grossa. Dopo appena 3 giri di lancette, Giampaolo si incunea in area e viene messo giù da Di Rienzo. Calcio di rigore per i marchigiani dal dischetto, ma lo stesso Giampaolo che si fa incantare dall'estremo aragonese, ma Di Rienzo nulla può sul secondo tentativo, che trova la deviazione vincente di Ngiambè, che vale il 2-0 ospite. La reazione della Vastese passa dai piedi del neoentrato Francese, che in 2 minuti si vede prima annullare una rete per posizione di offside all'8° e poi al 10° sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa colpisce in pieno il legno trasversale, per la disperazione dei sostenitori aragonesi. I locali ci provano anche su punizione al 21° con Obodo, ma la conclusione termina alta. Cambia ancora mister D'Adderio al 25°, richiamando a sedia Lo e uno spento Mamona per gettare nella mischia
Solimeno e Bernardi, ma è ancora Francese, entrato benissimo in partita a fare la differenza per i locali. Al 21esimo il numero 20 entra in area e viene spinto alle spalle da Puca. L'arbitro Totaro di Lecce indica il dischetto e assegna il secondo rigore di giornata dagli 11 metri. Martiniello angola bene, David intuisce ma non ci arriva. Gara riaperta per la Vastese che accorcia le distanze portandosi sul 2-1. Doccia gelata per i fidardensi che pochi minuti dopo al 34esimo rimangono in 10. In Giambè, dopo essersi liberato di due avversari, entra in area e va a terra. Simulazione secondo il direttore di gara del centravanti che già ammonito rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Nel finale forcing Vastese al 47esimo Solimeno dalla sinistra con un tiro cross per poco non riesce a sorprendere David, ma è troppo poco per una Vastese che ha di fatto regalato un tempo agli avversari. Gli aragonesi si fermano così dopo due vittorie consecutive e restano a quota 35, a soli due punti sopra la zona calda della graduatoria. Graduatoria che invece sorride al Castelfidardo che aggancia il Castelnuovo quarto a 42 punti e ora sogna i playoff. E dopo i due pesanti KO nei derby contro Pineto e Vastese è tornata la vittoria il San Nicolò Notaresco che non con poca difficoltà è riuscito ad avere la meglio sul Monte Giorgio. Vediamo. A distanza di quasi un mese, l'ultima il 14 aprile contro il Castelnuovo, il Notaresco torna a vincere e si riporta tre lunghezze dalla capolista Campobasso. Considerando anche la sospensione di due settimane del campionato, la squadra del presidente Di Giovanni archivia nel migliore dei modi una settimana che ha visto le due sconfitte contro Pineto e Vastese, oltre all'increscioso episodio nel post-gara di Vasto che ha visto coinvolto suo malgrado il tecnico Massimo Epifani, per l'occasione sostituito in panchina dal vice Falasca. Diversi i cambi operati rispetto allo schieramento base, dal primo minuto si rivedono Ghiani, Dos Santos, Massarotti, Mancini e Paganin, panchina per Frulla, Olcese e Palumbo, senza contare le assenze di Colombatti, Bianciardi, Marcelli e Banegas, ai quali si è aggiunta quella di Blando. Dall'altra parte auto lo squalificato Perini, mister Mengo deve fare a meno anche di Cuccù e del portiere Gagliardini. Dopo appena 8 giri di lancette, doppia occasione per i rossoblù, sulla spizzata di Speranza però prima Dos Santos e poi Mancini non riescono da pochi passi a trafiggere zizzania. Il Monte Giorgio si conferma squadra ostica e con una buona organizzazione di gioco. Al 23esimo è Pampano dalla distanza a scheggiare la parte alta della traversa. Al 32esimo invece è costretto al primo cambio il Notaresco, alza bandiera bianca a Capitan Speranza, in campo Montuori. Al 34esimo sugli sviluppi di angolo è Paganin ad impensierire l'estremo ospite. Prima del riposo però sono i marchigiani a sfiorare la marcatura in due circostanze. Al 37esimo con Misin dal limite ed al 39esimo al termine di un'azione manovrata con Zancocchia. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla ripresa, che per i primi minuti vede il Monte Giorgio esprimersi al meglio. Nello spazio di due minuti infatti è l'11 di Mengo a creare un doppio pericolo. Al sesto è attento Sciba sul fendente di Pampano, 120 secondi più tardi lo stesso numero 7 sulla sinistra crea scompiglio e sul suo tiro è Lupole a non arrivare ad un soffio sul secondo palo, palla gol clamorosa. Pian piano però i rossoblù di casa tornano a spingere, dal 21esimo passano, tutto nasce da un'azione d'angolo, la parabola di Acquadro trova pronto Montuori che beffa zizzania con un tocco morbido e perfetto al tempo stesso. Grande gioia per il difensore centrale al suo primo centro stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco cresce di intensità e dal 30esimo trova anche il raddoppio, il neoentrato Frulla recupera un pallone in pressing e lo cede a Dos Santos che fa qualche metro e scaglia una saetta che si infila alla destra del portiere marchigiano. 2-0, settimo gol in campionato per l'attaccante brasiliano. Passata la mezz'ora è ancora il bomber Carioca a sfiorare la marcatura su cross di Ghiani, palla alta di poco dopo un'uscita non impeccabile del numero 1 ospite. Al 38esimo invece, subito dopo essere uscito dal campo, Lupoli si vede mostrare il rosso dal direttore di gara dopo un battibecco con la panchina di casa. Monte Giorgio che non molla comunque fino alla fine e dal 48esimo infatti accorcia le distanze per merito del neoentrato Santoro che da pochi passi beffa Sciba. È l'ultima emozione del match con il Notaresco che festeggia la 16esima vittoria stagionale ed inizia già a pensare alla sfida di domenica contro il Cinzia al Balonga, sempre al Savini.
Adesso il calcio a 5, un gol nel fine gara apparso irregolare ai più condanna l'acqua e sapone Unigros alla sconfitta a Catania per 4-3. Sabato alle 20 al Palarigo Piano c'è la decisiva gara 3 con la squadra di Scarpitti costretta a vincere per andare in semifinale ed evitare una clamorosa eliminazione. Il servizio è di Sergio Zappalorto. L'acqua e sapone Unigros perde 4-3 a Catania in gara 2, incredibile, allucinante sconfitta, maturata a tempo scaduto con un gol realizzato a mezzo secondo dalla sirena, come da regolamento annullato dal primo fischietto che ha poi però convalidato previa consultazione col cronoman, con il conseguente finimondo per una marcatura che farà logicamente e inevitabilmente imbufalire gli abruzzesi, ora costretti a gara 3, sabato in casa come Pesaro e Dosson. Un peccatissimo se si pensa che in un match molto acceso per toni, ritmo e quant'altro, i nerazzurri con Lucayan avevano rimesso a posto sul 3-3 che avrebbe evitato la bella dopo una decisione doppio giallo a Iosico inevitabile che aveva scatenato la rabbia etnea. Vanificate dunque le reti di Fusari, Coco e lo stesso Lucayan, nonché alcune prodezze mammarelliane. Restano invece le ossa rotte per quella che è stata ritenuta una colossale ingiustizia, certo non la prima di una storica folta collezione. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo anche questa sera come ogni giovedì alle 21 la trasmissione Velò. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.